E in mezzo al gruppo che si buttarono lo chiamo il presidente del gruppo dei carrozzesi, della famiglia Carrozzesi, il presidente delle Carrozzesi, i consiglieri. E lassù, in mezzo a noi che ti saluto, lo avremo quasi un fatto per fargli un applauso e riconoscere ancora una volta la festa, la stima, la simpatia dei presidenti per l'ospitalità che ci ha dato giù a Sanremo. I bambini di Sicilia sono in fiore, a tutti i bambini. Tanto inevitabilmente TVN è fedele ai suoi canoni, per cui vive essenzialmente come aspirante alla scoperta del territorio nei suoi vari aspetti più arcani, certe volte più misteriosi e anche più sconosciuti. È tornata a farsi presente a Bisenti, per il nono revival del vino e dell'uva Montonico. Ci rendiamo conto che manifestazioni del genere ce ne sono in provincia, questa non è senz'altro l'unica, anche per la scoperta di quelle zone del territorio più discosti dai centri principali. Ed ecco che siamo venuti quindi in questa prima domenica di ottobre, in questo autunno splendido di questa annata 83, a visitare Bisenti, ma soprattutto a cogliere quegli aspetti particolari che riguardano questa festa. È una festa che molti di voi lo sapranno, ha origini molto molto remote. Le sue radici si affondano nel paganesimo addirittura, no? E vedremo infatti che ci saranno anche delle visioni che rappresentano Bacco, il dio del vino, quel dio che gli antichi romani, forse anche i greci, ma soprattutto i romani, avevano così caro e al quale dedicavano in questo periodo i famosi baccanali, quelle feste dove ci si ubriacava, dove ci si scordava delle varie vicissitudini quotidiane, anche allora evidentemente. Ripeto, siamo a Bisenti, siamo su questa piazza in verità non troppo grande, ma molto accogliente, molto intima, dove si sono portati tantissimi visitatori che non sono del luogo, sono dei dintorni, anche di molto lontano alcuni. Sono venuti qui per rendersi conto di cosa vuol significare questa manifestazione per Bisenti, ma soprattutto di cosa vogliono significare queste manifestazioni in genere per quel che riguarda il territorio, la regione abruzzese. È una festa particolare, una festa che è di tutti, non solo dei contadini che lavorano questa terra, spesso amara ma anche a volte generosa. È la festa di tutti coloro che vogliono rendersi conto che un giorno vale la pena dimenticarsi, come dicevamo poc'anzi, ecco, quelle storture della vita che ogni giorno ci assillano. Metti Montonico nel motore! La sfilata è ufficialmente iniziata, sono passati i primi due carri, il secondo vedete qui con questo torchio fatto di canne molto suggestivo, pittoresco anche, e circondato dalla voce di tante donne che cantano ancora, forse ancora si canta in queste zone dove il cosiddetto progresso non ha ancora affondato le radici come negli altri posti, anche della nostra stessa regione, non soltanto delle più industrializzate del centro-nord. Dicevamo che la sfilata è iniziata, partono dal lungo corso che c'è qui a Bisenti per arrivare qui in piazza dove c'è un palco e dove c'è una giuria che giudicherà i vari carri. Il Montonico è un vino caratteristico, è innanzitutto un'uva, ma quindi è un vino caratteristico di questa valle, Valle del Fino, del fiume Fino. È una terra speciale che dà quest'uva speciale, che forse non ha niente di eccezionale, ma che è appunto particolare. E noi la rispettiamo questa tradizione che vuole quest'uva
così amabile, adatta per un vino molto leggero, ma che si può bere con simpatia e a volontà soprattutto. È un vino che pare dicano abbia facoltà molto buone, addirittura diuretiche, e c'è qualcuno che osa anche suggerire il fatto che bevendo molto vino montonico si possa avere anche un effetto afrodisiaco. Sappiamo. Comunque riportiamo quanto la cronaca locale ci suggerisce. Naturalmente ci sono tante voci che si accavallano alla nostra, speriamo di rendervi al meglio le poche povere cose che vogliamo dirvi. Ecco, ci sono anche giochi di colore su queste viti che vanno sopra questo carro, per questo secondo carro della sfilata. In tutto saranno 23 carri, alcuni molto molto suggestivi veramente, sono molto belli ma soprattutto molto originali. Ripetiamo, abbiamo preferito venire qui a Bisenti perché, anche se ci sono altre feste similari nella provincia di Teramo, forse questa ci sembrava la più adatta alla nostra realtà di TV espressamente locale. E poi, siccome gli amici di Bisenti apprezzano il nostro lavoro, ci sembrava doveroso e anche opportuno venire qui e rendere omaggio a loro, qui in questa loro particolare giornata. È una giornata effettivamente diversa per loro, in cui si raccolgono qui in questo centro un po' al di fuori della vita provinciale, un po' isolato, che ne ha sofferto forse in passato, ma che oggi cerca di adeguarsi e di portarsi avanti nella nuova realtà regionale e nazionale, anche se sussistono, come d'altronde in altri posti, i problemi che sappiamo ci assillano comunque ogni giorno. Evidentemente i carri non seguono la procedura numerica, ma non importa, l'importante è che si facciano ammirare e che soprattutto ci sia festa. Infatti, come dice l'annunziatore, il ufficiale di questa manifestazione, il carissimo amico professor Notturno, dietro ci sono i famosi suonatori di Poggio delle Rose. Noi conoscevamo i tamur, come si chiamano, di Cerchiara, invece questi sono i tamur di Poggio delle Rose, Dulupugli, come dico io quando qui, che si sono fatti valere anche ad Atri nel recente Ferragosto di quest'anno. Ad Atri, come in altri centri per le feste folcloristiche provinciali. Che ogni anno vengono per portare il colore e il calore della loro terra, insieme al buon vino e uva montonico, Poggio delle Rose. Un affettuoso saluto e affetto veramente per Sabatino, il piccolo grande tamburrino di Poggio delle Rose. Avevamo accennato in uno dei nostri precedenti interventi al fatto che Bisenti e un po' tutta la Valle del Fino siano isolati dal resto della provincia e forse anche della regione. Questi problemi forse oggi si dimenticano, domani torneranno, ma evidentemente la festa del Montonico vuole essere anche un mezzo e per festeggiare una ricorrenza particolare, la vendemmia, ma anche per ricordare a chi di competenza i problemi che assillano da sempre questa particolare regione della provincia teramana, che vuole portarsi in concorrenza con gli altri posti più fortunati, naturalmente topologicamente parlando. Ancora si fa la famosa pasta in casa, come vedete, da questo carro. È uno degli aspetti della nostra vita contadina, della nostra regione. Ce ne sono ancora di donne che si danno da fare in questo modo, ma forse non c'è più il tempo, oltre che la perizia di una volta. Ma accettiamo i tempi per quelli che sono, per quelli che si fanno avanti. I bravi, bravi. Ciao.
Un attimo, ci scusiamo perché c'era qualcuno che interferiva dietro di noi, non ci faceva reggere il filo del discorso. Comunque, ripetiamo, la sfilata continua, un altro carro si avvicina, lo vediamo lì in fondo. La gente che vedete qui in piazza è una minima parte di tutta quella che oggi è accorsa qui a Bisenti. Vediamo facce note di Teramo, dei dintorni, di altri paesi limitrofi a Bisenti, da Arsita, da Pignano, da Castiglione, Montefino, Poggio delle Rose, Germignano, eccetera, eccetera. È una festa che raccoglie tanta gente. Poi naturalmente ci sarà anche una serata particolare di musica di liscio, dove tutti potranno anche ballare. Ecco, vedete che il trattore che è in arrivo ha per guidatrice appunto una ragazza. Diciamo che non è un aspetto fondamentale delle nostre campagne. Le nostre ragazze oggi vanno quasi tutte a scuola, hanno un modo di vivere che un po' esula da quelli che sono i problemi contadini. Evidentemente questa ragazza ha fatto una scelta di vita e non... Diciamo che forse ha scelto bene, perché certe volte, ecco, nelle scelte funzionano anche quelle che sono le radici precipue della famiglia e della comunità in cui si vive. Evidentemente qui ancora vigono certe regole che, anche se non troppo recenti, hanno tuttavia una visione del mondo ancora integra, ancora pulita, ancora bella, e questo non ci fa che tanto piacere. Naturalmente lode a lei e lode a tutte coloro che invece vogliono investire la vita in altri modi. Torniamo alla nostra sfilata che continua. Devono ancora arrivare comunque i carri più particolari. Sono tutti belli indubbiamente, ma ce n'è qualcuno che forse è più originale, forse più che bello, più originale degli altri, e lo aspettiamo. Noi li abbiamo visti prima mentre arrivavamo e abbiamo cercato anche di fare delle riprese volanti con così degli aspetti un po' particolari, veramente particolari, attraverso appunto il nostro passaggio. Era d'obbligo un incontro oggi in questa giornata particolare per Bisenti con il presidente dell'associazione Proloco di Bisenti, appunto, che si è data tanto da fare per la realizzazione di questa nona edizione della Festa del Montonico. Una nona edizione che è stata felicissima, prima di tutto perché il tempo l'ha permesso, per la grande affluenza del pubblico da tutte le parti della provincia e oltre, ma soprattutto anche perché siamo oramai alla vigilia del decennale e ogni decennale si festeggia in un certo modo. La Proloco è chiamata in prima persona a questa realizzazione, a quella che è stata quella di oggi e a quella che sarà quella dell'anno prossimo. Allora, in sintesi, vediamo un po' cosa ci dice. Dunque, in sintesi potremmo dire questo. Innanzitutto, il tempo clemente ci ha permesso un grosso successo. In secondo luogo, ormai ci troviamo a gestire una festa che è sfuggita alle nostre iniziali previsioni, sfuggita in tutti i sensi, dico, per partecipazione popolare, per partecipazione, per afflusso di gente da tutti i posti. Mi dicono che c'è gente anche dall'estero tornata apposta per l'occasione. E per il decennale lei ci ha suggerito, anzi diciamo ci ha ricordato, che questa festa va gestita nel migliore dei modi. Va gestita perché ormai ha travalicato le iniziali aspettative e quindi noi ci ripromettiamo di darle un significato più profondo per l'anno prossimo, perché dovrà diventare una festa pagana, diciamo, pagana. Come era nell'antichità. Vorremmo rifarci appunto a Bacco e Baccanali, no? Ai Baccanali e alle feste dionisiache in genere. Cioè, è un progetto che purtroppo sarà difficile da realizzare, ma noi ci proveremo. Brevemente, ci sembra di aver capito oggi, parlando con la gente, che in fondo questa festa del Montonico è anche un trampolino di lancio per una eventuale, ipotetica risoluzione di tanti problemi che assillano la vallata del Fino. In fondo Bisenti è un po' il capostipite di questa vallata, no? Un punto di riferimento particolare.
Beh, io di questi problemi lascerei parlare di più i politici, perché io non sono un politico, vado al di fuori. L'unica cosa che posso dire è che purtroppo la gente della Vallata del Fiume è stata ingannata per anni. Si parla, si vocifera ancora di una strada che dovrebbe collegare la Vallata del Fiume con la Vallata del Vomano, ma ancora con gli inganni i politici tergiversano. È una strada che dovrebbe essere naturale, che naturalmente per forza di cose dovrebbe passare a nord del Bisenti per meglio collegare tutti i paesi della Vallata del Fino con la Val Vomano. Adesso si vocifera che dovrà passare sulle colline facendo una parallela alla fondovalle del Vomano, il che a me sembra una cosa assurda, ma ripeto, lo dico solo da profano. Certo, comunque speriamo appunto che questa festa sia se non altro un movente per incitare chi di competenza. Beh, noi in questo senso abbiamo anche organizzato il convegno appunto per questo. Grazie. Dietro la festa i giovani ballano, ma anche i vecchi sanno farlo saltare. Sappiamo fare tutto, noi lavoriamo, balliamo e ci divertiamo. Sarebbe facile dire che con il prossimo carro che è in arrivo, con quei buoi di cartapesta buttati sopra un carro trainato da un trattore, ci sia contraddizione. Ma forse non è contraddizione, forse è volontà della continuità. E perdonate la rima un po' baciata. Voglio dire che se una volta la terra si lavorava con i buoi, oggi per farla rendere di più, ma anche perché scarseggia la manodopera e quindi la manutenzione, se vogliamo chiamarla così, delle bestie. È bello che l'ha fatta la gioventù. Ora ci dobbiamo fermare. Oggi si tende, perché vedere le vacche oggi è difficile. Si tende a lavorare con il trattore perché, dicevamo, la terra rende di più e c'è mancanza, è chiaro, di manodopera. Quindi una continuità che vuol dire progresso, ma che vuol dire più produzione. Forse oltre che maggiorata, la produzione è anche migliorata. È chiaro che il trattore dissoda la terra in modo migliore, anche se molte piante rischiano di morire perché si ritrovano con le radici più facilmente tranciate dai vomeri grossi degli aratri dei trattori. Comunque, ecco, se non altro è un simbolo che ci torna, ecco, forse per riprendere un po' quello che dice il nostro amico notturno dal microfono ufficiale, ecco, quel vecchietto che sta sul carro forse avrà nostalgia di quei buoi che oggi si ritrova solo di cartapesta, che una volta magari lo facevano un po' arrabbiare quando non volevano procedere e magari preferivano fermarsi sotto l'ombra di una quercia. Perché le tradizioni bisogna sempre tramandarli. Spesso sentiamo dire che oggi non si sa più sorridere. Certo, sfogliare un giornale oggi significa rammaricarsi molto, preoccuparsi soprattutto. Ma invece qui a Bisenti oggi vedere tutte queste facce sorridenti, soprattutto tutte queste coppie di ragazzi e ragazze che ballano dietro ogni carro, ci fa credere un po' in questo. Naturalmente tutto questo lo diciamo con molta gioia, sperando che possa essere un incentivo per un futuro migliore, diverso e più bello. Aspetta, fermati, facciamolo vedere. Anche i piccoli carretti vanno osservati, anche perché questi sono i giovani che domani faranno i grandi carri. Ho organizzato. Vediamo molti bambini sui carri. Non ci illudiamo che magari un giorno possano essere tutti contadini, però ecco, forse è importante vederli e rendersi conto che molto di loro si accorgeranno magari con questa manifestazione che anche il lavoro della campagna ha la sua dignità,
alla sua realtà economica. Certo, tutto va migliorato, tutto va adeguato ai tempi, ma anche la Valfino prima o poi si ritroverà proiettata verso nuove dimensioni economiche, sociali e culturali. Con la loro presenza questa festa. Quindi Centurione Roberto insieme all'altro piccolo hanno fatto quel che potevano, hanno messo un piccolo carro. Certo. Certo, quel tacchino sopra quel carro si sentirà un po' spaesato, ma siccome sappiamo che i tacchini sono ghiotti di uva, evidentemente anche loro gradiscono il Montonico. Ancora una volta, per 9 volte, a partecipare alla festa dell'uva e del vino Montonico, da Chiomiano Alto Sarso Corradino, che ha ricostruito la piccola sua cantinola con gli oggetti e che ha caratterizzato con la presenza di ci assilla, di come si chiama, perché ci copre qualche volta, ci dà fastidio, ci perdoni, il professore è del professor notturno. L'abbiamo conosciuto l'anno scorso, ci ha fatto un'ottima impressione, quest'anno non ci ha smentiti. Professor Notturno, lei un po' è lei, ma quale lei? Tu? Veramente. Tu sei appunto l'anima. Anche se mo vai vestito di bianco. A proposito, biancofiore, che significa? Un simbolo particolare? Questo è stato un segnale di un amico che, come sono amico di tutti, allora appena mi ha visto mi ha messo un biancofiore qua. Mm. Però mo, siccome non mi vedo, lo tolgo e ci metto quest'altro. No, tanto. Vabbè, noi te lo permettiamo, non si tratta di simboli né nient'altro. Ma poi i fiori non sono niente, sono le opere di bene quelle che fanno. Ecco, sì, ecco. Di bene, vero? Sì. Bene, con la B. Con la B maiuscola. Maiuscolo si dice. Sì. Allora, professor, dunque tu sei, almeno quest'anno sei stato un po' l'anima di questa giornata particolare di Bisenti, è una giornata particolare, è importante e forse nel futuro dovrà significare qualcosa di più. Sì, ma io ecco, vorrei ridimensionare l'anima, io sono uno dei collaboratori della festa e insieme a tanti altri operiamo perché questa riesca nel migliore dei modi. Cioè, certo, io sono uno di quelli che mi si dà da fare di più degli altri, però devo riconoscere che ci abbiamo tanti giovani che ora si avvicinano sempre più a questo problema di rilanciare nel migliore dei modi la miseria che ci abbiamo, questo prodotto. Tu parli sempre di prodotto misero che va valorizzato, ma è diuretico, fa pisciare in parole, sì, povere, questo, no? Sì, questo no, no, ecco, no, ecco. No, per l'amor di Dio, questo non lo mettete in dubbio. Perché tu l'hai visto quante prime me ne sono fatte di Becir e 3 volte che vai in acclamaciata, appunto, che no. Si chiamano Loc. Ecco, ma oltre ad essere diuretico, a fapisciare, è vero che ha anche delle facoltà più nobili. Allude al fatto che insomma, ecco, appunto, più o meno che modo. Fai lontana l'ambasciata perché insomma fa cucire, come fa insomma, non so io. Non lo so, beh qua Bisenti potrebbe fare come fa negli altri posti, penso, non lo so. Sì, appunto, no. Fa bene, sì, per quando ne sa ci fa bene. Va bene, un signore, quanto ti chiama insomma? Ma come te pare, chiamami Bruno, Bruno, guarda che fa bene, sì. Retta a me. Ma ti portare una bottiglia allora? Anche due. Ma comunque tornando al tema della festa, che ci sta sempre a cuore, cioè rilanciare sta miseria, cioè sto vino, st'uva, perché è un prodotto caratteristico che mentre altre parti hanno delle cose loro. Esatto. Noi abbiamo questa qua, sta cosa, hai visto tu lo piantone, non dico? Quanto è bello? Oh, quello una volta noi lo chiamava l'oppia. Noi lo piantavamo a quella maniera, oggi invece resisi conto che si può ottenere un vino. Cioè, voi fate il paragone con gli altri vini che hanno la denominazione d'origine, sì, oramai già affermate, no? Diciamo questa la va più bianca e quell'altra la va più bianca, questa non lo faccio, la reclama sta maniera, però, dico, vedete, un bicchiere di Montonico, ma se tu ce ne metti due di verdicchi non dà niente a che vedere, insomma. Questo no, tu mi dici, ma tu stai fa apposta perché lo prodotta te, ad lanciare sto prodotto, da fare la propaganda. Vabbè, ma mi sembra anche normale. Però io vi inviterei, inviterei i buon gustai, insomma, quello che gli piace questa roba, certo, se uno beve la Coca-Cola allora che ci possa fare, insomma, se beve la Coca-Cola, insomma. Ma siccome noi ce l'abbiamo questo prodotto, come del resto in Italia dell'uva ce l'abbiamo in abbondanza,
tanto che si prevedono dei problemi per la grande produzione, però ecco, io direi di assaggiare anche questo prodotto che non è a denominazione d'origine, perché non ancora ci si riesce in quanto ci vuole le trafile burocratiche, le zampate a destra, le raccomandazioni a sinistra, cosa che ha sempre successo in Italia, no? Ah. Allora, però io vi direi, provate questo vino bianco, che è un tipico prodotto della Vallata del Fino, di questa zona del Montonico, e facete qualsiasi confronto con le vini bianche dell'Ufriule, dell'Upiemonte, di quelle che vi pare piace, ecco, però noterete che lo Montonico Zetoc, perché come dite tu fa pure che l'ha masciata quello, cioè le porta in su, insomma, in alto, in alto i cuori, sul su un corpo, vino leggero ne va da anni su, io sono fatto una su. Da Colle Marmo, il piccolo Platerino. È stato rinnovato perché il Montonico Visentino ha del buon vino, quindi era voluto rappresentare lo Piantone. Anticamente la cultura, fermatevi per favore, anticamente la cultura dell'uva dalle nostre parti avveniva in maniera promiscua, lo si piantava sopra gli altri alberi, poi pian piano ci siamo resi conto che è piantata da sola, Halloween più via, e allora abbiamo levato le figure, abbiamo levato le tre piantone e abbiamo fatto i filari, però anticamente venivano in estate piantati sopra gli altri alberi che li portavano, quindi questo lo capanna antico, lo possiamo chiamare lo piantone della vite, il Montonico così come si coltivava ieri, oggi invece è diverso, anche questa è una pagina sul passato, dalla contrada Crocista Santa Maria di Montefino. Dagli Appennini alle Onde, con la Vallata del Fino, organizzato da De Santis di Mimmo. Bravo, è un trattore già far star vedere le stelle, guarda là. Bravo, un applauso! E per rimettermi in moto immagini i sacrifici che sono stati fatti questi giorni. Un vecchio Lanzini della prima guerra mondiale. E la Appennini alle Onde, una vallata per il Fino. E qui ricostruiamo ancora con i tipici oggetti rustici l'ambiente contadino, il piccolo torchio. E l'allegria del Dubos che non manca mai, anzi questo, su questo carro due, con i virtuosi più famosi di Montefino, notiamo il bravo di Romualdo là, e il bravo di Romualdo, uno dei più bravi suonatori di Dubos della Vallata. Il monumento alla vendemmia. Sento. Non la prendo. Tutti gli anni Angeline sta sempre a noi e anche Pasquale, anche quest'anno ha fatto lo sforzo per realizzare questo monumento alla vendemmia. Questo carro celebra il monumento della vendemmia, è un busto con una cesta, ci sono tutti connotati per quanto dicevamo all'inizio di questo servizio, cioè risvolti pagani di questa festa, che oggi forse vogliono significare, soprattutto per la cultura in cui viviamo, una giornata di ringraziamento per quanto questa terra, dicevamo, spesso severa, ma anche spesso, altrettanto spesso generosa, vuole offrire a tutti coloro che la lavorano con impegno, con serietà e soprattutto con grande dignità. Diciamocelo onestamente, in questi ultimi tempi, da tanti anni, veramente è stato fatto molto poco per la nostra agricoltura e tutto quello che oggi possiamo avere, realizzare, è il frutto di tanto sudore, di tanto ingegno dei nostri contadini che attraverso il loro sudore, attraverso la loro sapienza, spesso ancestrale, ma adeguata ai tempi, hanno saputo realizzare nuove cose, nuovi sviluppi. Ecco, una volta per esempio la vite veniva piantata vicino ad altre piante che la sorreggevano, oggi grazie anche al cemento, al ferro logicamente, chiaro, ma anche a una nuova visione delle cose,
ci sono vigne dove i pali sorreggono queste viti che logicamente hanno tutto il nutrimento per sé e quindi possono produrre di più e meglio. Non dimentichiamo che abbiamo anche dei vitigni selezionati sempre più e sempre meglio. Intanto che andiamo avanti con queste disquisizioni che non vogliono essere affatto erudite, vediamo venire verso di noi un carro molto bello, vedete? Un bicchiere e un pisciarello, come direbbe qualcuno, che versa del vino. Non sappiamo se sia l'autentico Montonico, comunque è un liquido che vuole simulare almeno questo vino, il Montonico. Una volta non c'erano le bottiglie sulle nostre tavole, ci stavano tutti questi oggetti che oggi qui vendiamo simboleggiati in questo carro. Oggetti di terracotta, spesso per i più fortunati di ceramica. Era fisicamente muscoloso, quasi alcune, con uno sguardo che lasciava poca possibilità di resistenza all'altro. Era il nostro playboy, ma anche un grande lavoratore. C'è molta soddisfazione nei visi della gente di Bisenti, ma anche tanto giustificato e giustificabile orgoglio per questa bellissima festa che quest'anno, possiamo dirlo, non è stata rovinata dal tempo. Eravamo di questo periodo, forse era il 3 ottobre, non ricordo bene, pioveva a dirotto, i carri dovevano addirittura correre in mezzo alla gente per evitare tutta quell'acqua, tutta quella pioggia. Quest'anno c'è stata una vigilia molto anacquata, infatti il sabato è piovuto, ma oggi qui il tempo è bello, anche se è un po' freschino, d'altra parte è autunno, e quindi si può gustare questa festa in tutta la sua magnificenza e in tutta la sua spettacolarità. Tutto sotto la supervisione del maestro falegnano Emilio De Caroli. Questi dedicano il loro lavoro e il loro sacrificio alla memoria di Alberto De Caroli, che volle questo revival, a ricordo dei tempi d'oro, dell'uva Montonico, quando veniva esportata sotto un'etichetta pregiatissima, e poi agli epigoni infaticabili ed umili, a Cicillo Valente, laborioso Coverate, a Pantone Lido, suggeritore impeccabile e toso, al notturno Michele, al presidente Antonio De Carolis, sul quale pesa la responsabilità di continuare l'opera. Il decennale è ormai alle porte, quindi auguri e ad maiore. Tra un carro e l'altro torniamo a rubare l'amico notturno. Spesso si sente dire che oggi non si sa più sorridere, che la vita è diventata seria, amara, che tutti pensano ai problemi soltanto. Ma non pensa a fare quattrine, anche, non capite niente. Anche. Ma oggi io qua vedo tanta gente sorridere, soddisfatta, anche orgogliosa. Ma allora vale la pena vivere comunque, no? Oh, la vita è bella e va vissuta profondamente, in tutti i sensi. Certo. E a quelle persone che non capite che se campa una volta sola, sempre se tu mi permetti. Certo, ci mancherebbe. Io vorrei dedicare una poesia. Anche perché tu sei un artista, specifichiamo agli amici che sei un artista, sei un professore, insegni, ma sei anche un artista, un grafico, un poeta e poi, poi chi più ne ha più ne metta. Oddio, non mi dica se ci fa come San Gioacchino, che se ci fa da muratore e da manuale. Cioè, mannaggia. Allora, cos'è che volevi dire a questi signori? Signori, io vorrei dire questo, però devo premettere che non è una poesia mia, perché io scrivo pure capo delle poesie. Ma te la facciamo dire, uno della tua. Vabbè. Allora, una poesia che mi piace in quanto l'ha scritto lo maestro mio. Beh, qui c'è un De Carolis, vero? Il Lamberto De Carolis, al quale mi ha insegnato tante cose, io lo ricordo sempre ogni volta che mi si dà l'occasione di poter parlare. E allora questa poesia dice a così: so fatta per tant'anni sto mestiere e mo già manco le soldi alla catana. Ma quando mi sono zata mandamana e non potevo muovere lo schienere, mi sono affollato in gocce le pensiere che la morte non è lontana. E sto ragionato in bonghe in un quadrano che già promette buono come artire. E gli so dette che per fa quattrine gli esorcote pure quelle che si spreca. Mamo,
mo che sono passata la settantina, ne sa a che mi serve sta poteca. Voi sapete che mi ha risposto Cesarino? Signore, ma ti serve per lo cazzo che te frega. Perché non avevano capito che lui voleva rappresentare l'antica cultura dell'antonico quanto veniva piantata sopra gli alberi, perché veniva fatta anche alla maniera una volta. Allora gli dicevano: perché fate la quercia? E Alberto si arrabbiava. Ma voi non ti arrabbiate, perché lo capanno antonico, ricordate dagli anziani come la pianta del vino montonico, e c'è un gruppo festoso di giovani che Alberto riesce a tenere sempre vivo intorno al suo gruppo, al suo carro. Ma sul carro dobbiamo notare che ci deve essere anche una particolare presenza, una nonna che ha 84 e più anni e che è venuto per partecipare a questa manifestazione insieme ai suoi non nipotini, come si dice? I bisnonni, come si chiamano i nipotini dei nipotini? I stranipoti. Quindi alla nostra cara bisnonna un pensiero particolare da parte della Proloco. E ad Alberto un applauso caloroso che ancora quest'anno è stato in mezzo a noi per 9 anni e l'anno prossimo sarà 10. Al gruppo festoso dei giovani ancora tanti tanti ringraziamenti, perché con la loro presenza rendono allegre e bella questa festa. Ecco la nonna, 84 anni, eppure sta in mezzo a noi, è venuto da Civitavecchia per stare con noi. Dallo colle della Barbaria c'è stata una ricostruzione dell'antica osteria. E Saputelli Maurizio, ma soprattutto anche Sarrafin, Zar, arfacemi di non vecchiere, Zar, ma perché? Sta fa la passatella, guagliò, ne mi fa una mustaccia di luce, sta piangendo, dai a bere, dai a bere a Lucesi. E quelle sappe vuoi a bere, a guarda un po', va, ci sta chi fa figli e che bagna. Sta storia è stata finita, e qua ho fatto io tutte e 15. E viva l'allegria del Dubot che balla dietro al carro della contrada Lucola della Birmaria. I grandi suonatori di Dubot che apre la filata di questa contrada, la contrada Chiavoni, con l'uterare di nonna. L'utilare di nonna, vi direi di osservare attentamente il lavoro che sta facendo la signora. Felice accostamento in questo 22° carro della sfilata qui a Bisenti per la festa, la nona festa del Montonico, uva locale della Valfino. Il lavoro e il passatempo, la storia, la tradizione, la cultura contadina. Felice accostamento di tutte queste realtà
che si unificano felicemente. Vedete? Non manca l'Utubot, ci sta poi quel famoso strumento Luvurruvur, così come lo chiamano almeno nella zona del Teramano, e dietro abbiamo una signora che con un vecchio telaio sbatte e sbatte e prepara, diciamo così, o almeno preparava una volta il corredo per le nipoti o per tutto ciò che serviva nella casa. Ecco, poi vedete la donna con il fuso che fila, poi dietro abbiamo quel caratteristico oggetto, la famosa archetta dove si metteva il pane. Oggi non ci sono quasi più, e se ci sono ancora nelle nostre case di campagna rappresentano un oggetto preziosissimo da conservare con quasi religiosa preziosità. Ecco, questo carro è veramente un miscuglio magico di varie realtà che si sono snodate nella storia contadina delle nostre zone, delle nostre terre abruzzesi. Quanta lacrima ci ha versato soprattutto in arena. Un miscuglio magico che ci porta a tanta nostalgia, ci porta anche a rivivere con, oltre che con nostalgia, anche con tanta simpatia questa realtà che è quasi del tutto scomparsa, che rivederla oggi sembra chissà una cosa di un altro mondo, eppure era del nostro mondo fino a pochi decenni fa, fino a quando la famosa civiltà, il famoso progresso non arrivassero a cancellare tutto per portare nuove cose nelle nostre case, forse chissà nuovi valori, lo constateremo più avanti negli anni. Comunque, torniamo qui a noi, vedete appesi attraverso questo carro tutti gli oggetti appesi di rame, vedete? Dove una volta si passavano i pomodori, dove si metteva il formaggio ad affumicare, a seccare, e dietro un valoroso alpino, anche lui parte della nostra storia evidentemente, e dietro un carro zeppo di giovani, di ragazzi, di bambini, di bambine che vivono questa giornata con gli occhi sgranati dalla gioia, dalla curiosità. E nonna lavora mentre voi giovani vi divertite, eh? Un carro veramente completo che ci ha fatto piacere rivedere, perché ci ha fatto rivivere delle cose di cui addirittura dimenticavamo l'esistenza. Agli, peperoni, ecco, tutto ciò che serviva per la stagione invernale, tutto ciò che la terra aveva prodotto durante la bella stagione. Ecco Vermonto Pavone che per la prima volta, tutto si metteva ad essiccare, tutto riusciva a buono durante l'inverno, durante le giornate fredde. Perché gli piace la festa, l'allegria. Ed ecco quest'altro carro. Lo vediamo, un signore con la pompa del famoso solfato di rame che si dava le vite una volta, con la pippa, una sigaretta, un cappellaccio. Bravo Cesare, lavoro, lavoro. Contadino d'altri tempi, che evidentemente vuole riproporci anche lui qualcosa del passato. Bene. Nel frattempo devo dire che due bambini si sono sbarriti dalla mamma e stanno piangendo nella casa di Michele Ragnil, il suonatore di Dubot vecchio. Noi pensiamo ogni tanto al professor Notturno perché ci sembra la personalità più adeguata per questo nostro sciorinare la giornata particolare che vive oggi. Bis una festa che si rifà a Bacco, ai baccanali, no? Ma qualche piccolo baccanale non lo vogliamo programmare a Bisenti, magari, chissà, forse per l'anno prossimo che è il decennale. Senz'altro. Comunque, siccome... Oddio, ma che fine? Prima detto che sono artista, poeta, pittore, e allora mo caccio una carta che porta in saccoccia in questo momento, ed è una delle ultime poesie che ho scritto dedicando a sta gente mia, cioè la gente... Bello, molto bello questo. La poesia che poi probabilmente si trasformerà in canzone, perché non so scrivere la musica, ma dentro alla orecchia già tengono un ritornello. Ma questo famoso coro è tuo o ci fai parte? Io sono uno dei componenti del coro, animatore, collaboratore, sono il primo tenore, l'ho detto, muratore manuale faccio quando faccio. Camiseria, si fa tutto tu? Allora. Quasi quasi mi fai invidia. No,
Ma te lo dica. Pigliare i soffici, tu sono già un... E per la maiella, beh, allora... Ma poi ci facevano un bicchiere da montone. Ancora. Allora, diceva questa poesia, facciamo capire. Per descrivere come è fatta la gente dalle mie parti. Dalla Madonna, Santa Donata, povera a me, a Sarruonata. Senza la zappa e l'ubledente, una settimana è stato contento. Mostra una lulette e si sente male e dà la colpa pure a San Pasquale. E li magnate le nocelle, la porchetta, le rostelle, lo coatte, lo cetrone, lo gelato, lo melone. E li bevute i birrevini, Coca-Cola, cognacchino, lo caffè, la limonata, lo crudino, l'aranciata, due grappine, una marsala, tre mermutte, un tecale, un campare, un fernè. E tutto allegro, muovervi da me. Ah! Sei oito avvisente e non mi hai detto niente. L'ho saputo dalla gente che hai stato avvisente. Ah, sei ito a Castiglione, ne sei detto a nessuno. Ah, me l'ha detto a Zidunata che a Castiglione hai stata. E da San Nicola a Santa Croce? Povera mo, n'artecchio la voce. Senza la zappa e l'ubledente, una settimana state contente. E mo stanno a lulette, strilli si sente male e dà la colpa pure a San Pasquale. Succese. Le magnete, le nocciole, le porchette, le rostolle, lo coatte, lo cetrone, lo gelato, lo melone. Le bevute, birrevini, Coca-Cola, il cognacchino, lo caffè, la limonata, lo crudino, l'aranciata, due grappine, una marsala, tre mermutte, un tecal, lo campare, lo fernè e tutto allegro arvidamente. Sei ito a Bacucco e l'hai fatto il mammalucco, l'hai suonato l'organetto e la gente me l'ha detto. E da po' sei ito a Pignano e hai cantato piano piano, l'ha saputo pure il cano che hai stato a Pignano. E così, tra feste e maletimpe, mote bella retroguata in quello fegato ingrossato, male de cocce e squatrenate. Povera te, povera te, l'arte de gaie ne va per te. Alcuni anni fa Charles Aznavour cantava «Sono un istrione». Beh, il professor Notturno è un istrione, no? Ti ritieni un istrione, l'abbiamo constatato proprio adesso. Sei un istrione, eccezionale, eh? Io le cose che faccio, per prima cosa le faccio per me. Poi se posso far piacere agli altri, allora mi rendo anche io due volte contento. Insomma. Senti, questo l'ho scritto per me, l'ho detto qua in questa occasione, così voi dite che sono un artista, che sono poeta, che io ne so poi, insomma, ma me ne so accorto. Ma per te evidentemente non è valido il famoso detto nemo profeta in domo sua, in patria, eccetera. Cioè, in parole povere, il popolo di Bisenti ti vuole bene. Sì, sì, molto. È normale ed è bello. Soprattutto i ragazzi, perché io sono insegnante, ecco, e sono oramai da tanti anni che sto in mezzo a questi ragazzi, che sono diventati ora padri di famiglia, e quando possono stare con me anche per farci un bicchiere assieme, oppure per cantare, per parlare, oppure per tracciare dei problemi da risolvere, devo riconoscere che veramente mi vogliono bene. Beh, se offri a loro la tua verve, la tua cultura, il tuo spirito, beh, allora ti dovranno per forza ringraziare, in eterno, eh. Ma l'eternità non lo so dove sta, insomma, la cosa che conta è vivere quotidianamente cercando di fare del bene nel migliore dei modi, insomma. Allora, da Bisenti, con simpatia, Notturno vi dà la buonanotte e così sia. L'anno scorso dice che a Notturno che chiama Angaro che teneva di chiù come era. Ah, questo è quando voglio presentare in maniera spiritosa, gli dico così, dico, io sono Notturno, ma manca le solte, ma mi avanza le giorni. Oh, e allora, lunga vita. Lunga vita a Notturno e alla Revival Montonico e agli amici di Notaresco che con la loro simpatia anche quest'anno sono stati in mezzo a noi. Grazie. E noi adesso, amici telespettatori di TVN, ringraziandovi per la cortese attenzione, mentre voi continuate a vedere la sfilata, andiamo a farci due bicchieri di Montonico. Ancora. Poi quello che succede, succede.
Ed ecco che in mezzo a noi sta arrivando il tripode con la fiaccola olimpica. Posti al primo, al secondo, al terzo posto, non ci poteva che essere il vino montonico, la nostra unica grande ricchezza, il vino dorato delle colline pisentine. Le Olimpiadi 88 uguale montonico 88, primo, secondo e terzo. Al primo posto montonico, al secondo posto montonico, al terzo posto montonico. È una tripletta tutta pisentina e di Poggio delle Rose, nelle colline nostrane. Ed ora i ragazzi della scuola calcio, li senti? Ancora se ne trova un po' di mucca domata, l'azienda di Mercurio di San Pietro.